non è un problema di meno o più, ma è un problema di assicurare tutto quello che è importante per la salute della gente. E su questo il Presidente De Luca non è che ci mette la faccia di più, su questo ci potete contare, assolutamente. Chirurgia, non credo che nessuno sano di mente, ma non dico a Procida, si faccia operare in un posto in cui non si fa. No, guardi, però se succede, faccia proprio male. Allora, per esempio, intanto sono un medico, sono l'assessore alla sanità che nel 2005 apri quell'ospedale. Allora, noi riteniamo che veramente sia una bestemmia il fatto che io non voglio neanche mettere il fatto, diciamo, della discriminazione che è stata fatta nei riguardi Capri ha avuto l'ospedale di base con i 20 posti letto e tutti gli altri, Rocca d'Aspito e via dicendo. No, potremmo metterlo su questo piano qua, ma non lo vogliamo mettere perché persino riconosciamo che Capri è Capri. Però la differenza tra Capri e Procida non può essere 10 e 1, può essere 10 e 7. Voi state scambiando l'effetto per la causa, cioè vedete dei dati negativi. Capito che dice, che eravate sottodimensionati, allora, qualcheduno ha detto, ma voi fate un solo parto all'anno, ma quel qualcheduno sa che noi a Procida non abbiamo il reparto di ostetricia. Non possiamo ricoverare. Ma non si deve mettere. Esatto. Ma nessuno ha mai chiesto. Però non è che ci si viene a dire fate un parto all'anno. No. Quello che a noi interessa è l'emergenza. E l'emergenza, lei sa che è tempo dipendente. Emorragia, bradicardia, io faccio il ginecologo, sai quante volte sono intervenuto in 10 minuti immediatamente? E io stavo in galera. Oggi, se succede che a centro di Napoli una persona ha un'emorragia cerebrale, un'ischemia cerebrale, non sa dove andare, cioè la rete tempo dipendente non è che non c'è a Procida, il collega lo sa, in questo momento non c'è in tutta la regione Campania. Noi abbiamo chiesto il pronto soccorso in deroga intanto per Procida e il commissario ci ha detto che le deroghe non c'è cosa. Non è detto che le deroghe che ha nominato il collega vengono date, perché tutta questa cosa è stata mandata ai tavoli ministeriali romani e dicono che sotto i 6.000 accessi, ma anche i punti di primo intervento si possono ottenere. È chiaro che l'isola è una cosa a parte, però vi dico che abbiamo due situazioni, una è l'emergenza in cui il tempo è buono e sai, pure se stai al centro di Napoli devi correre nella cardiologia interventistica più vicina, che non è anche angolo di strada, che non sta posizionato, anche se stai a Ischia devi correre alla cardiologia interventistica. Ischia dovevi fare capo, Antò, a Pozzuoli, dove stai? A Pozzuoli, allora a Pozzuoli, cioè a Ischia la stessa cosa, a Capri, se c'hai un infarto a Capri, a Ischia o Procida, questa è l'emergenza urgenza. Nel caso in cui uno non si può muovere, è chiaro che sull'isola assolutamente ci deve essere un presidio di gente che è capace di assistere la persona, che vuol dire un medico, un chirurgo, un anestesista. H24, ci mancherebbe, ma io assolutamente, ma stiamo scherzando.